Buonasera, buonasera Giardini Reali, come state? Sì, siete vivi, sì. Buonasera Giardini Reali, benvenuti! Dai che non è il 2 novembre, è solo il 3 luglio! Bene, terzo giorno di questa ottava edizione della Salute in Comune, ciao a tutti da Frisk Soluzioni Artistiche. Abbiamo iniziato questo pomeriggio, da metà pomeriggio circa, con Aria Atomica, che è un contest, stiamo seguendo proprio quello che sta succedendo, rivolto a ragazzi, band emergenti, si suole dire, giovani, insomma tutti questi ragazzi che cercano di esprimersi con la musica e di farne magari anche una forma di professione. Perché no, in un periodo come questo? Soprattutto la musica è un tipo di comunicazione, è un veicolo di integrazione, è qualcosa con la quale si può stare bene insieme, anche se ci sono delle differenze, ma perché poi alla fine dei conti le differenze non esistono. Quindi questo è un po' il messaggio che vogliamo veicolare con questo tipo di contest. Grazie ovviamente a Bassa Frequenza, che sta curando insieme ad AICS, alla cooperativa Terzo Tempo, al progetto Aria e inevitabilmente alla città di Torino questa iniziativa. Noi ora ci fermiamo per una mezz'oretta circa, 40-45 minuti, per le pillole della salute. Quindi come ogni giorno avremo dei contenuti curati dall'associazione Volon Right che ci aiutano a migliorare la nostra condotta di vita, a partire ovviamente dalla alimentazione il più corretta possibile, fatemela definire, così come abbiamo qui nel nostro punto ristoro, nel nostro ampio ristobar, tanti prodotti eccellenti della tradizione piemontese o comunque legati a prodotti chilometro zero, ormai si è diffusa questo modo di dire, vuol dire della tradizione locale appunto. Subito dopo riprenderemo ancora con Aria Atomica per la fase finale di questa prima giornata di contest, molti hanno già votato, ne sono particolarmente contento perché sono venuti a chiedere informazioni su dove fosse l'urna, e poi in chiusura di serata, quindi restate assolutamente con noi, avremo un amico che è venuto a trovarci, che è attivo da parecchi anni, ha già affrontato un po' di esperienze diverse, molti di voi lo conosceranno per la sua esperienza più importante, che è quella da webstar, e anche se recentemente è stato anche in TV nazionale su Rai 2, Edoardo Mecca, che sarà con noi con le sue esibizioni di vario tipo. Ha preparato uno spettacolo davvero imperdibile, molto molto divertente. Io però non vedo qui con me, e faccio che chiamarlo perché sarà in giro sguinzagliato sulla piazzetta, il mio amico Simone. Simone, Volon Right, ci siete? Ci siamo, eccoci qua giù, ecco, siamo lui. Presenti su piazza, anche se non sul palco in questo modo. Il microfono si sgancia un po', ma insomma, okay. ci siamo pronti a partire per queste pillole di salute, grazie Frisk. Volon Right, un applauso per favore, non pensate solo a mangiare, si parla di salute. Anche a mangiare, ti lasciamo tornare alla cassa, vediamo che sei sempre impegnatissimo. Iniziamo subito con queste pillole da qua sotto. Queste pillole di salute inserite all'interno di questa giornata, di questa serata, tra un momento e l'altro del contest di Aria Atomica, da dedicare all'informazione, alla cultura sulla salute. L'azione, lo ricordiamo, è voluta, promossa dalla città di Torino, dal Polo Cittadino della Salute. Io in realtà mi trovo più vicino al tavolo della città. E saluto allora Claudio, responsabile del Polo Cittadino della Salute. Ciao Claudio, come stai? Ciao a te, sto benissimo, sto una favola. Una favola, un bilancio di questo inizio di manifestazione. Si sente? È col botto, una serata una più bella dell'altra. Il logo di ieri sera, però l'apprezzamento dei nostri ospiti, del pubblico, tutte le sere siamo pieni, la gente ci riconosce, sta bene quando viene nella nostra piazza,
ascolta anche un po' delle nostre conversazioni. Questo noi dovevamo fare, questo stiamo facendo e siamo molto 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 contenti. Il tempo ci sta pure reggendo, di più onestamente non si può chiedere. Allora un bel applauso per come abbiamo iniziato, speriamo di continuare per altri 21 giorni, 22 giorni. Passiamo subito a presentare un po' la piazza, quella che vi sta tutto attorno. Voi siete in mezzo, ma tutto attorno ci sono delle persone, ci sono dei gazebo pieni, ricchi. Allora, cosa abbiamo qua? Chi abbiamo? Come ti chiami? Mi chiamo Paola. Cosa succede sotto questo gazebo? Allora, questo stand è un punto informativo, noi rappresentiamo il centro d'ascolto Aria, il centro d'ascolto per adolescenti del Comune di Torino, per ragazzi dai 14 ai 21 anni. Quindi se volete avere informazioni venite da noi e vi spiegheremo tutto nel dettaglio. Fiume di gente qui allo stand di Aria, che ringraziamo ancora per aver organizzato insieme ad ICS il contest di questo pomeriggio, che come diceva Fisca andrà avanti la prossima domenica e tra un po'. Katia, non ti vedo, non Ciao. Ti vedo, dove... Ciao, eccola laggiù. Sono qui tra gli stand e la cucina. Sono più qui... verso la cucina? Sì, più, è anche ora. Sono qui con delle ospiti, abbiamo Donatella. E di quale associazione fai parte? Della Bottega dei Mestieri. Ok, nello specifico tu sei nello stand di Terra Mia. Ok, quali sono i prodotti che avete portato stasera per noi? Allora, abbiamo dei fiori che abbiamo coltivato noi e altri prodotti tutti biologici, cracker, biscotti, vini, succo di mele, tutto così. Perfetto, quindi tutto biologico, tutto buonissimo, fate un salto da Terra Mia. Invece questa bellissima signora... Grazie della bellissima, ciao a tutti, io sono Rosaria, lavoro ad Ingegno e dunque Ingegno è... il fiore all'occhiello del Comune di Torino, nel senso che da noi arrivano tantissimi prodotti particolari, molto particolari, unici, sì, perché sono realizzati dai nostri ragazzi con disabilità e sono bellissimi, insomma. Ok, ricordiamo anche gli appuntamenti del pomeriggio di Ingegno. Sì, allora nel pomeriggio, il venerdì pomeriggio abbiamo il laboratorio, scusa, il laboratorio di ceramica dalle 16.30 alle 19 e il martedì e il mercoledì il laboratorio di uncinetto e ferri, dritto e rovescio. Perfetto, allora accorrete ai laboratori e volevo salutare il nostro amico di Fisieo che vedo impegnato in un trattamento. Per la fortuna di qualcuno, sì. Sì, buon lavoro allora. Direi che possiamo avvicinarci al palco. Possiamo salire sul palco, io mi prendo il lusso di passare in mezzo ai tavoli dove c'è qualcuno che mangia alle buon nostre appetito. Spalle. Buon appetito e salute a tutti. Prima di iniziare, prima di dare il tema della serata però, volevamo farvi notare i foglietti che avete sui tavoli. Su ogni tavolo c'è un foglietto con una richiesta. Vi chiediamo stasera di scrivere, di sviluppare quelli che sono gli acronimi di ARCI e AICS, che sono gli ospiti che avremo questa serata, visto che il tema è l'associazionismo. Quindi, avete dei post-it? Se non avete dei post-it, manderemo i nostri ragazzi di Volunbrite a fornirvene e sbizzarritevi. Perché poi questi post-it verranno valutati da chi avremo qua sul palco questa sera. Quindi, a proposito, direi direttamente di chiamarli. Chiamiamo Gabriele e Ezio. Salite pure, venite pure, accomodatevi nel nostro timidi? Salotto. Esatto, salotto per una chiacchierata. Eccoli qua, benvenuti, un applauso per Gabriele di ARCI, Valle Susa, regionale, nazionale, Gabriele un po' ovunque nell'ARCI, e Ezio di ICS, oggi l'avete visto, avete avuto modo di conoscerlo e quindi non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, di ulteriori presentazioni. Ok, prima di
passare ai nostri ospiti, però farei un breve sondaggio. Vai, un sondaggio. Allora, che sondaggio? Quanti di voi fanno parte di un'associazione culturale, sportiva, piuttosto che un'associazione di collezionismo, non so, di soldatini di piombo? O di osservazione di cantieri. Alzate le mani. Ecco. Allora, io faccio parte di un paio di associazioni. Conosco... Chi fa parte di un'associazione? Alzi la mano. Bene. Su in cielo, su in bene, alto, bene, in alto. Bene. Diciamo che siamo attivi in questa piazza. Anche voi? Davvero? Però io conosco qualcuno che è associato di più associazioni, vero Simone? Ah, un paio. Quante? Non di più. 5 associazioni. Ah, bene, bene, bene. Ho tempo, giustamente lo spendo. Ti dai da fare? Non voglio restare a casa a annoiarmi. Bene, bene. Iniziamo proprio da qui. Cominciamo con sviluppare un po' questo il tema della serata. L'associazionismo. Allora, vi chiediamo, secondo voi, qual è la spinta principale che appunto fa avvicinare la gente alle associazioni? E noi ci avviciniamo anche un po' più davanti, così non stiamo troppo defilati. Sicuramente la voglia di stare insieme. Di stare insieme divertendosi se possibile e di partecipare, di sentirsi un protagonista attivo. Perfetto, quindi tutta la gente che ha alzato la mano vuole sentirsi un po' attiva, vuole partecipare in prima persona. Bene. Ma qui siamo alla manifestazione La Salute in Comune. Allora, l'associazionismo, adesso ci chiediamo, che cosa c'entra con la salute? Bellissima domanda, è anche difficile la risposta. In realtà l'associazionismo principalmente ha come missione la risposta a dei bisogni e quindi è evidente che le associazioni rispondono a dei bisogni relativi alla creatività, a un buon uso del tempo libero, a un buon uso anche sportivo del tempo libero, ma culturale, ricreativo. E quindi in questo senso, offrendo la risposta ai bisogni dei propri associati, contribuiscono allo star bene. E comunque direi che stare insieme fa bene, siete d'accordo? Stare semplicemente insieme, come siamo insieme questa sera attorno a dei tavoli. Tra l'altro oggi contest di band giovanili, una forma in qualche modo di associazione, no? Sì, diciamo un'associazione di fatto che promuove la musica, che è sempre un bellissimo strumento sia per dar sfogo alla propria creatività e anche per far passare dei messaggi importanti. Ok, quindi come fate in qualche modo ad accaparrarvi l'attenzione dei giovani? Cioè attraverso qual è il canale di promozione vi muovete? Allora, prima di tutto cerchiamo di essere noi sempre giovani, nella testa, cerchiamo di essere sempre giovani nel senso che proviamo con le attività che andiamo ad organizzare, con le proposte che sono dei nostri enti, appunto dell'ICS, dell'ARCI, con le associazioni che sono affiliate, cerchiamo di intercettare, come diceva prima Gabriele, anche quelli che sono un po' i bisogni. Poi è chiaro che oltre ad utilizzare quelli che sono gli strumenti tradizionali, che sono quelli dei social delle comunicazioni, comunicazioni che possono essere fatti, volantini e così via, lo facciamo anche attraverso le manifestazioni come queste, le iniziative che organizziamo sulla città, nel territorio, per promuovere appunto le attività delle associazioni affiliate e per cercare di far capire che appunto aderire ad un'associazione, oltre che essere una cosa bella e divertente, è anche un modo sano per crescere, per partecipare, per essere protagonisti appunto e per dire la propria, perché anche attraverso le associazioni, che si faccia sport, che si faccia cultura, che siano associazioni ricreative, comunque secondo noi è un elemento importante per costruire una cittadinanza attiva, che è quella che serve in questo momento e che serve da parte dei giovani. Ok, quindi a discapito del luogo comune, che i giovani d'oggi non si interessano, non gli importa, diciamo che risulta abbastanza ancora semplice attirare la loro attenzione, diciamo. E mediamente, più o meno, per quanto tempo rimangono nelle vostre associazioni? Cioè,
a me viene in mente, per esempio, ci sono tanti circoli arci che richiedono il tesseramento all'entrata. Io per prima sono una di quelle che va, che segue i concerti ai circoli arci, quindi faccio la tessera, sono molto contenta di farlo, mi capita anche di partecipare ad altri eventi, però diciamo che non sono, ecco, attiva come per esempio Simone. Quindi in media i vostri associati quanto rimangono con voi? Beh, dipende, non ho una statistica precisa, però devo dire molto, nel senso che da quello che ho visto in questi anni, in questi lunghi anni di esperienza all'interno delle associazioni, un giovane di solito quando si avvicina all'attività di un'associazione, se questa associazione è sana e promuove delle attività in maniera trasparente, chiara e sana, il giovane poi ci resta, e ci resta non soltanto partecipando appunto all'attività, al concerto, all'attività sportiva che può esserci, ma molto spesso succede che il giovane poi cresce con l'associazione, cresce nell'associazione e quindi diventa poi uno dei protagonisti. Anzi, una delle cose che cerchiamo di fare con difficoltà, però devo dire che dei risultati si ottengono, è proprio quello di fare in modo che ci sia quel continuo ricambio generazionale che consente appunto a chi si avvicina appunto soltanto una sera per vedere uno spettacolo, perché vuole fare un corso di ginnastica o di qualche altra disciplina sportiva, poi di capire che quello può essere uno spazio davvero dove continuare, dove poi fare in modo che quell'associazione diventi sua. Quindi devo dire che secondo me, da quello che ho verificato in questi anni, oltre ad essere a crescere costantemente la partecipazione dei giovani, cresce anche quella attiva, quella dei giovani che appunto quando leggono chiarezza, trasparenza e genuità del progetto, della proposta, poi ci restano. Perfetto. Tu invece, Gabriele, sei più dell'idea di far restare i giovani nella stessa associazione per più tempo possibile, o invece dire sperimentate, provatene, andate da questa, da quella, muovetevi, insomma? Ah, io devo dire che una cosa non esclude l'altra. Io penso che la cosa positiva nell'associazionismo è proprio che ciascuno possa trovarci quello che cerca, quindi la risposta a un suo bisogno. Poi certo, io sono un dirigente dell'Arci e quindi l'aspirazione è che i soci stiano nell'Arci il più tempo possibile e facciano lì un percorso, ma questo non esclude che comunque ci siano... siano naturali anche appartenenze multiple e comunque percorsi non lineari, come magari storicamente era più usuale, insomma, avere un percorso lineare in un'unica associazione. Adesso la modalità, lo diceva lei prima facendo la domanda a Ezio, la modalità per cui ci si associa, il motivo spesso è più concreto, è legato all'attività o alla campagna o all'idea che si intercetta in quel momento, non tanto a magari un'idea generale per cui si sceglie un'associazione e si rimane tutta la vita di quell'associazione. Ma forse un po' va bene anche così, in realtà, che ci si avvicini un po' per caso. Vedevamo queste prime due serate pienissime, questa sera non c'è la partita, non ci sono i Finlay, forse casualità, c'è un pochino meno gente. È domenica, la gente un po' riposa. Assolutamente, domenica, però ci sta che si venga anche un po' a caso e poi si scopra. Esatto. E sono un po' anche di questa idea. Allora, abbiamo detto che la gente si avvicina, si allontana, si prende, si lascia. Voi come siete arrivati alle associazioni di cui fate parte? Chi vuole andare per primo? Allora, io ci sono arrivato tanti anni fa, ormai 30 dovrebbero essere, più o meno quasi, così capite la mia età. Ero giovane appunto e ci sono arrivato in maniera abbastanza casuale, nel senso, avendo fatto il servizio civile, l'obiettore di coscienza per il Comune di Torino, sono entrato in contatto con gli operatori dell'ICS, e così per caso è scattata questa combinazione, abbiamo iniziato a collaborare e dalla collaborazione mi hanno chiesto poi di restarci e da quel momento non ne sono più uscito ed è diventata la mia vita. Ecco, già che lo citi, ricordo del servizio civile, a proposito del servizio civile, è stata prorogata la scadenza del bando fino all'8 luglio, sì. Quindi tutti i giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono fare un'esperienza di un anno che li avvicina in un certo modo al mondo del lavoro, al mondo dell'associazionismo, a delle realtà che magari non conoscono, provate, andate sul sito del Comune di Torino, del Servizio Civile Nazionale, provate, guardate, date un'occhiata, sperimentate, perché noi personalmente
stiamo facendo provando il servizio civile quest'anno, quindi per noi è stata un'esperienza fantastica, devo dire, quindi ne vale la pena. Sperimentatevi. Invece Gabriele, come sei arrivato all'Arci e anche perché ci resti all'Arci? Allora, sul come ci sono arrivato confermo l'elemento casualità, nel senso che tutto parte da una frattura alla caviglia alla vigilia di una sessione di esami all'università che mi ha portato poi a fare il servizio civile. Il servizio civile all'Arci, e poi diciamo è stato naturale trovare nell'Arci uno spazio aperto alla partecipazione, anche quindi trovarci lì lo spazio dove esprimere la mia voglia di impegno. In particolare, io ho iniziato seguendo, c'era la guerra in Kosovo e quindi io seguivo le iniziative di raccolte fondi per sostenere i campi profughi in Kosovo, e poi insomma da lì ho continuato, poi anche iniziandoci a lavorare dopo un po'. Perfetto, ma una curiosità, abbiamo visto che nella città di Torino esistono una quantità di associazioni che dalle più grandi e più diciamo famose, conosciute come Arci e AECS, all'associazione piemontese degli abitatori di palcoscenici. Sì, esatto, c'è davvero una quantità industriale di associazioni. Quali sono secondo voi gli elementi positivi e negativi di questa situazione, di questa vastità di associazioni? Sì, esatto. Ezio, secondo te? Allora, beh, sicuramente il fatto che ci siano tantissime associazioni, che la realtà torinese, piemontese in genere, ma quella torinese sia una realtà molto ricca dal punto di vista dell'associazionismo, è certo un aspetto molto positivo. In Italia, Torino, vabbè, è un luogo comune questo, ma è un luogo comune davvero ormai assodato e verificato. La presenza associativa è sempre stata molto importante e soprattutto è sempre stata molto innovativa. È riuscita anche a lanciare iniziative e progetti importanti che poi hanno avuto l'estensione nel resto d'Italia. Molte delle attività anche di questo tipo, dei punti estivi, sono nate dalle proposte delle associazioni. È positivo perché chiaramente dimostra che la voglia delle persone di fare, di non restare passivi, di fare, di trovare luoghi dove coltivare i propri interessi, che possono essere più differenti, in maniera libera, nonostante ci sia la questione dell'associarsi, ma l'associarsi non è di per sé un elemento negativo, è un modo per stare insieme. Comunque noi, nel momento in cui ci ritroviamo tra 3-4 persone e decidiamo di fare una cosa insieme, stiamo costruendo un'associazione, e quindi questo è un elemento positivo. Poi, se vogliamo, e sicuramente c'è anche questo, dietro al fenomeno associativo, purtroppo negli anni sono anche cresciute situazioni forse meno trasparenti, meno chiare, tant'è vero che spesso c'è il dibattito aperto, spesso il governo ha appena provato, poi Gabriele lo sa più di me, frequentando di più Roma di quello che faccio io ultimamente, ha appena approvato una riforma appunto del sistema di terzo settore per cercare di valorizzarlo, dare in valore a quelli che sono gli aspetti positivi, ma cercare anche poi di risolvere una serie di problematiche che sono rispetto a quelli che utilizzano le associazioni in maniera diciamo furbesca per averne soltanto alcune agevolazioni. Io quello che dico è sempre, lo dico anche ai ragazzi, ai giovani quando li incontro, intanto la prima impressione è quella che è importante, cioè guardate, quando andate in un'associazione guardatevi intorno, capite chi c'è, capite in che modo vi comunicano l'associazione, perché il primo impatto è importante. Se vi comunicano davvero di essere un'associazione e non vi dicono soltanto vieni qua, iscriviti a questa cosa e paga questa quota, ma ti rappresentano cosa vuol dire fare parte di un'associazione, ti dicono quelli che sono gli aspetti fondamentali che sono appunto riguardano anche la democrazia, la partecipazione, l'essere non uno dei ma uno dei protagonisti, che qualunque tu sia, qualunque sia il ruolo, capendo fin da subito appunto quanta chiarezza, trasparenza, linearità c'è anche nel progetto che ti viene presentato, quella è l'associazione su cui continuare. Quando troviamo invece quelli che mettono avanti soltanto l'aspetto dell'offrirti sostanzialmente un servizio che sia anche bello, positivo, importante, lì forse c'è un po' meno associazione. Ecco, io vedo già tra i tavoli qualcuno che si sta iniziando a consultare per mettere su una nuova associazione, appena avete fatto comunicatecelo. E invece Gabriele, fai parte di un'associazione
particolare l'Arci, con sede a Roma nazionale, ma con tante realtà dislocate sul territorio, i famosi circoli Arci. È difficile tenere le fila di tutto questo, cercare di coordinare un po' e dare un po' di coerenza a questa grande quantità di realtà territoriali? Ma sicuramente è difficile, perché non si tratta di un'associazione tematica che si occupa solo di una cosa, ma di una grandissima rete associativa che, diciamo, intorno a dei valori ispiratori, che sono quelli dell'antirazzismo, il pacifismo, l'antifascismo, il movimento per i diritti, eccetera. Poi però nell'uso del tempo libero a cui facevo riferimento prima, si occupa di tantissime cose che vanno dalla bocciofila alla cooperazione internazionale, dalla danza al cinema, ai progetti sociali, e quindi è evidente che si tratta poi lì di individuare delle sottoreti sulla base dei punti di interesse e di programma, e quindi è molto ricco, sicuramente difficile, non sempre si è efficaci, perché invece il mondo della comunicazione funziona più per punti precisi, per slogan, e invece qui si parla di un tra l'altro si dice la grande associazione, in realtà appunto l'Arci sono tante associazioni, spesso anche molto molto piccole, quindi una rete di immaginatevi 4.700 e qualcosa associazioni, che vanno da quella che ha poche decine di soci a magari il più grande, il Magnolia, che è un grande live club che ha qualche migliaio di soci. Ok, io direi quindi viva le associazioni sane. Assolutamente, viva le associazioni in cui si può trovare il proprio spazio, il proprio tempo e le proprie modalità per sentirsi dei cittadini attivi. Allora, lanciamo un po' uno slogan a questa piazza, a chi è qui sotto, però non facciamo banalmente Gabriele che promuove l'Arci e Ezio che promuove la CS. No, troppo facile. Allora, Gabriele, prova a lanciare uno spot promozionale per ICS, per invitare chi c'è qua sotto almeno ad avvicinarsi a questa associazione. Tra l'altro, noi non abbiamo ancora rivelato per cosa stanno ICS e Arci, ce lo stiamo chiedendo tutti. Io me lo chiedo dopo 4 anni che lavoro in Arci. Quindi, Gabriele, sei pronto? Vai con uno spot per ICS. Sono pronto? No, però, insomma, iscrivetevi all'ICS, sicuramente troverete il vostro sport, la vostra attività culturale e la risposta ai vostri bisogni. Grazie, grazie. Invece Ezio, uno spot per Arci. Uno spot per Arci. Allora, se volete essere Arci contenti, Arci felici, Arci li usiamo, visto che si usa spesso. No, riprendo la cosa, se volete appunto dire la vostra, l'Arci è la casa giusta. Perfetto, grazie mille. Direi che ora passiamo al momento X. Vediamo Nico e Sara là sotto. I nostri amici che ci porgono. Ci portano. Grazie. Quello che avete gentilmente. Grazie a Nicola, grazie a Sara. Grazie, fate un applauso, grazie che sono passati a raccogliere quello che avete scritto un sacco di cose, siamo molto contenti, avete dato spazio alla creatività. Ci facciamo dare una mano da Gabriele e Ezio. E leggiamo alcuni, non tutti. Leggiamone alcuni. Vediamo. Vai, il primo. ICS, ancora insieme, comunque sempre. Bene, questo è romantico, bene, è romantico, bene. Ci ha toccato nel cuore. Inizio perfetto. Se chi l'ha scritto vuole alzare la mano. Bravi, bravi romanticoni, romanticoni. Il prossimo. Andrei con Arci. Arci, ancora rimani come ieri. Bene. Qui siamo un pochino più conservatori, ma perché il passato ci piace, allora continuiamo a essere come ieri e passiamo al prossimo ICS. Questo è veramente fantastico. Chiedo alla persona che l'ha scritto poi di alzare 2 mani, perché genio. Az, in che situazione? E questo è un classico. Az, in che situazione? Ezio è d'accordo, vorrebbe cambiare anzi l'acronimo ICS. Io ne leggo una un po' attuale, dopo la serata di ieri. Arci, ai rigori cane l'Italia. Ah, chi ha scritto questo post-it? Della Germania. Vabbè. Oppure ICS,
Abbiamo insultato chi sbagliava Carlo. Va bene, va Carlo, bene. Se ti senti coinvolto da questo post. E vogliamo leggerne ancora uno? Allora, via. È questo. Arci, assordanti rumori che imperversano. Mamma mia. Beh, devo dire che solitamente negli arci c'è sempre un po' di sì, non baccano, baccano, ma non negativo, positivo, di, la di creatività, di idea. Esatto, posso di dire idea. La mia? Dai, l'ho vai, studiata vai, vai. Questa. AICS, Associazione Italiana Cuochi Snelli. Ora, fantastico. Trovatevi un'associazione di cuochi snelli, eh? Ah, cioè, sicuramente da qualche parte la pescheremo, ci sarà sicuramente. Va bene. Allora, Ezio e Gabriele, un vincitore di questi post-it, qualcuno che vi è piaciuto particolarmente? Abbiamo cercato di strappar loro una tessera gratuita per il post-it più creativo, ce l'hanno promessa, non ce l'hanno dietro, magari troveremo il modo di farvela avere intanto che si consultano. Vedo intanto che i gruppi si stanno preparando perché tra poco riprenderemo sì. Con lasciamo il palco sì, ai ragazzi che si sono esibiti questo pomeriggio, che ci delizieranno ancora con due pezzi prima del verdetto finale. Esatto. Perché ricordiamo che potete votare i ragazzi che si esibiscono sul palco, trovate delle schede sui tavoli o al bancone del bar o al tavolo davanti alla console. E niente, cosa dire ancora? Beh, possiamo passare al programma, intanto avete scelto, ci siete quasi, allora prima di lasciarci con il post-it vincitore, il programma di domani imperdibile, lunedì 4 luglio ricomincia la settimana, ma con la salute in comune andiamo avanti, iniziamo alle 14 con il CISV, la sua estate, l'estate bimbi. Continuiamo con i colpi d'ingegno alle 16.30, dritto e rovescio. Dritto e rovescio. Dritto e rovescio. E poi benessere. Abbiamo benessere e make-up therapy. Esatto. Sempre e per alle 16.30. Allietarci la serata, le pillole di salute con Aria. Aria. Domani. La protagonista della nostra serata di domani. Ok. Per chiudere la serata, domani avremo un po' di musica. Quindi abbiamo i One Love Moment e Procopio Bros. Quindi, grazie a Soluzioni Artistiche. Ora per che aver conoscete il programma, spazio all'ultimo posto, al post-it vincitore. Oh. Allora iniziamo da Arci, che sta, correggimi se sbaglio, Gabriele, Associazione Ricreativa e Culturale Italiana. Yeah. Ce l'ho fatta dopo anni di studio. Il post-it vincitore è. Ancora rivediamoci con insistenza. Benissimo, è un invito. Chi l'ha scritto? Chi l'ha scritto? Laggiù, mano alzata. Dopo vediamo brava se signora. Riusciamo a fare avere una tessera. Ok, noi abbiamo un vincitore? Noi ne abbiamo due che mi imbarazzano, perché però visto che lui è andato sul tenero, io vado invece sul... Cioè quello dell'ancora insieme comunque... Sempre era bello, però andiamo su Azzi in che situazione, perché ci capita più spesso. Perfetto, assolutamente, perfetto. Molto realista. E allora salutiamo Gabriele ed Ezio, anche se Ezio sarà grazie. Ancora magari qua a fare avanti e indietro tra poco. Grazie per essere stati con noi al Pillole di Salute. Noi vi auguriamo buona serata e buon ascolto. Saremo ancora qua per alternarci con la presentazione dei gruppi e proclamare poi i vincitori. Ma iniziamo come di consueto ad augurarvi buona salute a tutti!